Ma il profeta Geremia che ci sta accompagnando in questo nostro cammino di preparazione alla Pasqua era contento. Cioè i testimoni di verità, gli annunciatori della verità, nonostante vengano e siano fatto bersaglio di ignominie, di insulti, di attacchi, di odio, sono felici? Facciamocelo dire proprio dal profeta Geremia, che al capitolo sempre quindicesimo, versetto 16, scrive: quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai avidamente. La tua parola fu gioia e allegria del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore Dio degli eserciti. E sono parole in cui esplode tutta la gioia del profeta Geremia. La gioia di sentirsi posseduto dalla parola di Dio. Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai avidamente. È un'esperienza tipica dei profeti. Anche Ezechiele scrive parole simili al capitolo 3, versetto 3. Il profeta Geremia è sazio, si nutre della parola di verità, di giustizia, di fedeltà, di misericordia di Dio. Geremia ha in sé, ha nel suo nome il nome stesso di Dio, cioè Yahweh, Yah. Ed è questa vocazione ad essere profeta di Dio, ad essere profeta della verità di Yahweh, è inscritta nel suo nome, è inscritta nella sua vita, nella sua esistenza, diremmo oggi nella sua pelle. La felicità, la realizzazione massima di un profeta di ieri e dei profeti di oggi è certamente la gioia di sentirsi sostenuti da Dio nell'annuncio della verità, nella testimonianza della giustizia, nella testimonianza della buona novella, potremmo dire oggi. Ogni cristiano deve essere un profeta. Noi diciamo, ricordandoci il catechismo, che il cristiano è, nel momento in cui viene battezzato, diventa re, sacerdote e profeta. Appunto, non è che tutti i profeti devono essere come Geremia, ma devono essere appunto degli testimoni della verità del Vangelo nella loro vita, testimoni della luce che viene appunto dal Vangelo. E voglio chiudere con dei versi che ci richiamano come in ogni testimone di Dio la sua presenza emerge anche dalla parola che il testimone utilizza, dal modo con cui annuncia, ma anche dal modo con cui vive. E prendo qui alcuni versi che il cardinale Gianfranco Ravasi riporta nel suo testo, Il silenzio di Dio, che è appunto un commento molto semplice, immediato, ma profondo sulla profezia di Geremia. Bene, Ravasi riporta qui un verso di questo poeta arabo, En Naini, il quale scrisse: noi siamo i raggi della verità, non lui, la verità, come la luce del sole non è il sole. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!